Tante volte sono andato all'ospedale San Giacomo e ci andavo anche abbastanza volentieri. Andavo a trovare mio zio Nelo, che era stato ricoverato lì e operato all'anca. Andavo a trovare mia zia Edith. Tante volte ho accompagnato mio padre a fare dei controlli. Non si capisce perché certe cose che funzionano debbano sempre fare una brutta fine a Roma. Sono anni ormai che è chiuso il San Giacomo e adesso io mi unisco volentieri a questo appello che mi ha pregato di fare il professor Biferali e invito, per quello che posso, a riaprire l'ospedale San Giacomo. Quando ero piccola sentivo parlare del Forlanini come di un'istituzione e poi ci andai a trovare un amico di famiglia e mi trovai in un parco di eucalitti bellissimi e profumatissimi, messi lì proprio per aiutare a respirare i malati ai polmoni. E successivamente è stato sempre un ospedale importante per noi romani, tant'è che sia mia madre che mia sorella sono state curate e salvate proprio lì. Riapriamo il Forlanini. Ecco, sto qui davanti all'ospedale San Giacomo. Per me ancora è l'ospedale San Giacomo, non riesco a non pensarlo come tale. Vivo qui da 50 anni, quindi chiaramente l'ho dovuto usare e tanto tanto tempo, non solo io, ma ovviamente tutti i residenti del centro, tutti quelli che gravitano ovviamente intorno al centro. La chiusura è stata davvero un peccato, inspiegabile o poco spiegabile, e peccato proprio perché i medici erano molto bravi, cioè l'ospedale era di eccellenza, quindi insomma, la perdita è stata doppiamente insomma, grave. Chissà, speriamo che qualcosa si smuova, io qui non ci vedo altro che un ospedale, spero non una delle solite strutture, alberghiere o cosa, o peggio. Speriamo. Io ancora ci confido.